E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Orto, vieni a vedere, vieni. Guarda che pomodori. Si devono ancora abbronzare, però guarda che pomodori che abbiamo quest'anno. Guarda. Va che bella roba. Quest'anno sono una bomba i pomodori, eh. Ma non solo i pomodori, tutto il resto è una bomba. L'orto quest'anno sta andando bene, stiamo avendo, non noi, tutta l'Italia sta, o meglio, nord Italia, perché centro-sud se la stanno cavando, grossi problemi con caldo e siccità quest'anno, quindi qualcuno di voi mi sta scrivendo, più che la per lo nostro abbiamo tanto video, è normale, proprio per questo sto facendo il giro per andare a fare i trattamenti. Ti spiego un pochino meglio cosa sto usando e perché lo sto usando separato. Allora, come sai, sto facendo i trattamenti con l'atomizzatore ultimamente. Lo sto facendo una volta a settimana, ci stiamo trovando veramente bene. Va un attimino più prodotto, ma sono sanissimi tutti gli ortaggi. Abbiamo forse un attimino qualcosina di oilio sulle zucchine, ma pochissimo. L'atomizzatore va molto bene, ma per la zeolite mi sono accorto che va meglio la pompetta. Facciamo il trattamento e ti faccio vedere in vari ortaggi perché sto scegliendo la pompetta solo per la zeolite. Allora, andiamo a preparare la nostra zeolite. Sono, se non erro, 40 grammi ogni 40 grammi ogni 10 litri. Ora, la zeolite, molti di voi mi stanno dicendo che non fa niente. Due problemi con la zeolite. La zeolite la diamo non quando abbiamo il problema ormai scoppiato. Quindi, per che cosa la usi? Afidi, cociniglia, tirchiolatura o idio. Funziona bene. È un trattamento che diamo per prevenire tante o proprio all'inizio accennato di certe problematiche. Quindi è molto efficace, però dobbiamo incominciare a trattare prima. Noi facciamo il trattamento una volta a settimana, primo problema. Secondo problema della zeolite è come viene messa la zeolite. Se vedete qua abbiamo la pompettina, molti mettono l'acqua e dopo mettono all'interno della pompettina la zeolite e la miscelano. Facciamo anch'io questa cavolata ai tempi. Prendevo, mettevo la cannuccia dentro, l'erogatore dentro e la mischiavo, una cavolata. È una cavolata perché abbiamo una polvere che è polvere sostanzialmente di roccia. Le zeolite altro non è che una roccia. Ora abbiamo il nostro bicchierino dosatore. Andiamo, noi faremo 5 litri, ci bastano, avanzano. Quindi 20 grammi. Questo video chiameremo come non usare la zeolite. Perfetto, andiamo a metterla nella nostra tanica. Ok, una tanica a parte, come vedi. E poi andiamo a fare un piccolo gioco dell'estate, che è questo. Sciogliamo. Ci vuole anche un minuto e mezzo, due. Te lo dico. Devi prendere un attimo con calma e sciogliamo. Ok. Una volta fatto questo, prendiamo la nostra pompettina magica. Non uso l'atomizzatore in questo caso perché ne ho poca da fare. Naturalmente stiamo parlando di una polvere di roccia totalmente naturale che non ci dà nessun problema né alle vie respiratorie né a livello di mani. Urco cane, non erano 5 litri, non più 5. Sono arrivato un po' a pelo, quindi stiamo maneggiando il tutto senza guanti, eccetera eccetera. Mi raccomando, come si fa a sapere se possiamo fare il trattamento o possiamo maneggiare senza? Si prende la scatolina, la si gira e si guarda se ci sono cartelli. Qua siamo totalmente naturali, è come se prendesse in mano più o meno la sabbia, la ghiaia, più o meno, per darvi un'idea. Quindi non abbiamo nessun problema. Se ci avanza, quando facciamo il trattamento, un pochino di zeolite la diamo nel terreno, che ha degli effetti positivi. Guardiamo se c'è la battera. Battera c'è. Accendiamo, facciamo una prova erogatore. Perfetto, andiamo a trattare. Allora, quindi andiamo a fare il trattamento, andiamo dall'alto in basso, stiamo facendo tanta potatura, magari vi faccio vedere un video. La gestione dei pomodori è importantissima perché sono piante che corrono. Andiamo dall'alto in basso, andando a bagnare bene e a sfruttare bene il tutto. Faccio da una parte, dall'altra, vado a passo contrario, quindi vado verso
dietro in modo tale da non bagnarmi. Ribadisco, la zeolite è polvere di roccia, non abbiamo bisogno di nulla, è indicato proprio anche nelle istruzioni, quindi andiamo in modo naturale, semplice. Federico vi aveva fatto vedere che stiamo facendo la sfemminellatura, ci stiamo ottenendo una femminella alla base per tutto in modo tale da rigenerarli. Andiamo avanti e facciamo tutti questi trattamenti. Ognuno dopo ha il proprio stile, Federico va fila per fila, io preferisco fare due passi indietro, naturalmente assenza di vento, e andare a bagnarli. In questo movimento che stai vedendo, essendo canne invertite, riesco ad andare a coprire sia questo lato sia il lato che c'è dietro, e il trattamento viene fatto dopo anche sull'altra fila, e quindi andiamo a coprire tutto. Lo faccio con una leggera mano poi verso l'alto in modo tale da lasciar cadere tutto il prodotto sia sopra che sotto. Questo aspetto è fondamentale. Quindi facciamo il trattamento puramente zeolite invece con la pompetta. Andiamo a fare invece il trattamento atomizzatore con olio di neem e sapone molle. Questo perché stanno incominciando a girare un pochino le cimici. Le cimici le andiamo a togliere all'inizio, quando sono piccole. Quando sono piccole possiamo fare quello che vogliamo. Quando incominciano a essere grandi non le togli più. Quest'anno poi stiamo notando tanta biodiversità, quindi questa cosa è molto 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 preziosa. Qua siamo andati a bagnare bene questa fila, stacchiamo un attimo, finiamo questa. Ottimo risultato sia per gli innestati sia anche i pomodori, quelli diciamo più tradizionali. Ti faccio vedere anche uno dei problemi che stiamo avendo con le zucchine, vieni. Cominciamo a vedere il mais, le zucchine ottime, fagioli che ci sono. La mattina, ora siamo verso le 6:30 di pomeriggio, come hai visto il trattamento lo facciamo diversificato, l'abbiamo fatto ieri mattina verso le 9, faceva già caldo, ci siamo interrotti, ora incominciamo a farlo verso le 6. Quindi, vieni a vedere, queste qua incominciano a essere foglie, vedi, queste qua sono foglie gialle, con anche un po' di oidio sopra, che è questo. In questo caso andiamo a togliere, faremo una potatura. Quando incomincia a essere gialla la foglia vuol dire che la foglia è vecchia. Qua abbiamo leggermente qualche macchia di oidio, andiamo un attimino a vedere quelle che avevo visto, che si vede meglio. Queste qua sono le zucchine che stanno soffrendo di oidio, sono le più brutte che ho. Le riusciamo a recuperare? Assolutamente sì, vedi, però sono brutte. Quindi in questo caso trattamento, vado a non solo atomizzare, vado proprio a bagnare la foglia. Il trattamento è fatto bene quando il giorno dopo vedete questo. Il podere è in piena produzione, in piena bellezza, guardate, girasoli, abbiamo da tutte le parti, guarda, siamo pieni di farfalle, guarda che belle che sono, visto? La lavanda sta spingendo, abbiamo il tiglio che sta andando, stanno soffrendo un po' di più quest'anno i tigli, li stiamo continuamente dando da bere, ma essendo piante grosse che abbiamo trapiantato, avevamo bisogno di più acqua, non ha piovuto, è un problema, vabbè, capita. Allora, primo giro che andiamo a fare subito è ai limoni. Limoni che, vieni a vedere, dopo che abbiamo dato il nutrimento, guarda come si sono, stanno facendo, sono bellissimi. Abbiamo cambiato anche la struttura. Ecco, cambiata la struttura che cosa vuol dire? Che abbiamo tolto la vecchia struttura, l'abbiamo ampliata. Ora non sono riuscito ancora a farlo, ma va un attimino riaperto in modo tale che crescano meglio. Questo perché? Perché abbiamo bisogno comunque un attimino di aria. Più aria prendono, più naturalmente si ammalano di meno. Non abbiamo avuto problemi di afidi, nessunissimo problema con i limoni, sarà che li facciamo continuamente trattamenti, quindi una volta più o meno settimana, 10 giorni, dipende, andiamo a fare il trattamento, classica zeolite, bagniamo bene tutto, andiamo dall'alto in basso, andiamo a inseguire tutti i versi, facciamo scendere il prodotto, bagniamo bene tutto, è fatta. Quando stanno incominciando a nascere così tanti frutti, mi raccomando, diamo nutrimento alla pianta con cime,
Perfetto, gliel'abbiamo dato. Andiamo a vedere anche le altre. Questa qua era la pianta di limone che stavano buttando via, era messa allevata alberello, stiamo provando a farle fare la spalliera. Qua secondo me prima di 2 anni non fa frutti. Andiamo a vedere l'altra pianta di limone. Questa era quella che aveva sofferto tanto l'inverno. Ecco, il limone quando soffre l'inverno non produce così tanto, infatti incomincio ora a produrre qualcosina. Le foglie sono abbastanza buone, anche se una concimata direi che comunque gliela diamo. Sono piante sane, sono piante tutte sane. Questo è solo merito dei trattamenti. Facciamo anche un passaggio alle zucchine, vieni. Zucchine nuove, andiamo a fare un passaggio molto veloce dall'alto, in modo tale che il trattamento va a nidarsi dove? Sopra la foglia, è qua dove si forma l'oidio, non si forma mai da sotto. Non vado a trattare le cipolle, col caldo si stanno piegando, vedi? Sta incominciando a piegarsi, probabilmente perché incominceranno a seccarsi. Andiamo a fare ora la stessa identica cosa per tutti gli ortaggi. Siamo un po' pelo, sono le 9:45. Facciamo un passaggio molto veloce a una serie di ortaggi, dopo glielo diamo la sera, perché incomincia a fare un pochino troppo caldo. Stavo guardando anche questo olivo qua. Le olive le ha e sono presenti. Abbiamo delle foglie gialle. È il caldo. Sta facendo veramente, veramente, veramente tanto, tanto caldo. Questo qua, anche questo, era un olivo che buttavano via. L'ho trovato in un cassonetto. E allora, non dico mossa con passione, però l'ho preso, non aveva una forma, era quasi morto. In verità stiamo riuscendo a portare a produzione. Non farà tantissimo, però l'obiettivo è che dopo vada un po' a ombreggiare dietro. Un po' di zolite comunque male non fa. È vero che è abbastanza selvatico, non è occhio di pavone, occhio, questa cosa qua, occhio, non è occhio di pavone, sono proprio foglie gialle. La concimazione c'è perché l'abbiamo seguita, quindi può essere che sia molto il caldo. Nella zucchina andiamo a coprire proprio bene tutta la superficie, vedi? Entriamo anche un goccio dentro, anche se si sviluppa sempre nel lato quello più a nord, più all'ombra, i caldi di questi giorni possono dare problemi. Vi ricordo che per entrare con le zucchine è sempre meglio la camicia e i pantaloni, perché pungono leggermente. È spettacolare comunque vedere come la presenza maggiore d'oidio non è nel lato, diciamo, quello più centrale, nel passaggio più centrale dove abbiamo il mais, dove abbiamo i fagiolini, dove c'è più fauna, ma nei lati esterni. Se vedete, infatti, è qua la presenza. L'oidio in questo ci dà comunque un segnale. Qua vediamo già i fagioli che incominciano già a svilupparsi bene. Ora, le zucchine le abbiamo già trattate 3-4 giorni fa. Stiamo ritrattandole ancora perché vedo ancora un po' di presenza e perché le avevamo trattate con l'atomizzatore. Hai visto la differenza? Non viene lasciato la macchia della zolite. La zolite, per avere effetto, deve proprio fare quella macchiettina che ti ho fatto vedere sui limoni. Quindi noi stiamo usando questa strategia, togliendo dall'atomizzatore, quindi facciamo in atomizzatore tutto il resto, la zeolite aspettiamo 2 giorni e la andiamo a fare manualmente, cioè manualmente con la pompettina, con getto quasi a pioggia, non atomizzato, a pioggia, deve proprio quasi bagnare. Mi raccomando, anche lì la zeolite va miscelata bene, abbiamo visto come fare, altrimenti fatto un trattamento totalmente inefficace. Vieni a vedere il trattamento, guarda qua, vedi come macchia bene in questo caso la zeolite? Deve esserci proprio la puntata, modalità dalmata.
come in questi casi, vedi? Deve lasciarmi proprio questo effetto. Dove c'è questo effetto con la zeolite vuol dire che il trattamento è stato fatto bene. Ecco, stiamo quindi facendo spazio nei vari letti, pulendo un attimino dalle infestanti. Qua in questo letto erano presenti tutte le biete, le abbiamo tolte, sono montate quasi tutte a fiore. È stato un peccato perché le biete potevano durare molto di più, l'idea era portarcele molto più avanti. Il problema che stiamo avendo, ma che hanno tutti, è che l'insalata, le biete, diciamo tutti gli ortaggi a fiore stanno montando, tutti gli ortaggi a foglia stanno montando a fiore perché reagiscono al caldo esasperato, che è un caldo di agosto. Cosa succede? Questi sono i casi con le insalate, guarda, sulla rossa si vede benissimo. Le insalate sentono il calore, montano a seme, quindi salgono, provano a fare seme, come in questo caso. Sono immangiabili qua così le insalate. Ora le stiamo tenendo in copertura e per darle da mangiare agli animali, perché vedi, la parte centrale non è più a balla, ma incomincia a essere legnosa, non va più bene questa insalata. Perché risponde al grido della natura che dice, sta facendo l'ultimo caldo, caldo esasperato, caldo d'agosto, guarda che ora devi andare a seme, farmi il seme perché il seme deve cadere entro settembre. Se il seme cade entro settembre, l'insalata si riproduce da sola. Quindi questo andamento che è naturale, che hanno tutti gli ortaggi a foglia, abbiamo visto la bieta, abbiamo visto l'insalata, quest'anno è difficile fare le insalate, purtroppo è un effetto dei cambiamenti climatici. Quindi stiamo andando a trapiantare qualche insalata ancora, stiamo facendo fuori le insalate che abbiamo, andiamo a mettere altri ortaggi. Ora, mettere ortaggi è un pochino complesso, là ritorniamoci. Qua su questa fila e successivamente sull'altra andremo a mettere i fagiolini, siamo molto a pelo, non so se ce la faremo. Ce lo chiedono molto però nella vendita, non avete i fagiolini, quindi proveremo a mettere qualcosa, secondo me ce la facciamo, un po' a pelo ma ce la facciamo. Ci costerà di più in acqua, ha bisogno, diciamo che l'esperimento migliore è stata questa proda. Dovevamo giù tutte le insalate, sono queste, abbiamo trapiantato in parte i peperoni che sono questi e ha un effetto diciamo migliore. Qua le stiamo andando a togliere piano piano, vedi infatti che mancano perché le stiamo vendendo. E qua invece vabbè, ci sono i peperoni che sono vuoti, ma questi qua arrivano secondo me già nel giro di poco in produzione. Le melanzane stanno andando in produzione, se vedi sono stupende, guarda che bella, vedi? Sono ottime. Quindi si continua a lottare, però è possibile, tanta quest'anno biodiversità. Se voi vedete lì, la lavanda è partita, ve lo dicevo 15 giorni fa, qualche farfalle positivo, qualche duna no, perché cavolaia, però va bene. Quando ha finito l'altra lavanda, è partita in successione questa lavanda che ci accompagnerà per un altro mesetto. Avere così tanti impollinatori ci porta a biodiversità. Quindi andiamo a tutelarci con gli insetti positivi, però andiamo a fare anche dei trattamenti che però non danneggiano questi insetti. Mi preparo le mie insalate da portare a casuccia, ecco qua la mia cassettina. Sapete la cosa buffa qual è? Che stiamo vendendo tutti i primi pomodori, non ne ho ancora assaggiato neanche uno. Sono riuscito a preservarne qualcheduno, un po' di zucchine, un po' di melanzane, insomma cerchiamo di portare a casa il più possibile. Niente farmer, mazzetto i sapori che ci vuole. Questo video va che ci può, ma che emozione, questo video si conclude qua. Fatemi sapere nei commenti come sta proseguendo il vostro orto, io sono molto molto curioso di saperlo. Cetrioli che a me non fanno impazzire, ma li adoro un sacco nell'acqua fresca, mi piacciono. Questi qua sono i pomodori perché li stiamo vendendo tutti. Arco cane. Niente, farmer, ci vediamo al prossimo video. Tastiamone uno, mi sentite? Li avevo già sciacquati dal trattamento, questi li ho raccolti prima. Sono un po' indietro, però buoni.